Eccoci qui, buonasera a tutti, nonostante la giornata festiva, oggi 25 aprile, festa della liberazione italiana dal nazifascismo. Buonasera, caro Vincenzo, ho appena finito di mangiare, devo ancora... Buonasera a te. Ok, allora, il Pescara vince, stravince la partita con il... Picerno, partita che alla vigilia ci faceva anche un po' paura, però noi siamo il Pescara e quindi così si è risolta con un secco e convincente 3-0. Terzo posto in classifica consolidato, inizieremo i playoff nella fase nazionale, prima fase nazionale, non si sa quando perché pare che nel girone A e B ci siano dei deferimenti da fare per alcune società. Vedremo se inizieremo il 7 o addirittura una settimana dopo, il 14 di maggio. Una partita convincente quella dei biancazzurri, ma oggi parleremo di tante altre cose perché diciamo, il programma è pieno, vero Vincenzo? Buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Ricordiamo sempre, caro Damaso, di iscriversi al canale YouTube Vox Populi Pescara, Ah, anche perché. ricordiamo che siamo in diretta su YouTube, sul nostro canale Vox Populi, su Facebook, sul nostro canale Vox Populi e naturalmente anche su abruzzi.tv. E la nostra TV online. E Esatto. grazie a te, su Abruzzi.tv abbiamo ripreso anche quella bellissima iniziativa, il Premio Medicina Abruzzo, domenica scorsa nella sala Tosti della provincia di Pescara, dove abbiamo visto veramente delle eccellenze sulla sanità. Quindi grande merito ad Abruzzi.tv, che Sì, chiaramente è di voglio tua. dire in apertura anche che il 1º maggio saremo di nuovo in diretta, sempre dalla sala consiliare della provincia di Pescara per il premio Il lavoratore ideale, sempre organizzato da Paolo Minnucci, il 1º maggio. Il 2 maggio poi premieremo alle 12:30, quindi sintonizzatevi anche voi su abruzzi.tv, il biancazzurro dell'anno. Sempre con Paolo Minucci e saremo in diretta dalla Piadineria di Montesilvano. Vabbè, questi sono i prossimi due appuntamenti, poi ve ne daremo anche altri. Sempre in diretta su abruzzi.tv, grazie anche all'amico Paolo Minucci che ci dà la possibilità e l'opportunità di riprendere queste sue fantastiche iniziative. Bene, come hai detto giustamente tu, gli argomenti di cui parleremo stasera sono tanti e sono importanti, a partire dal Pescara, ma parleremo anche delle cinque italiane impegnate nelle semifinali delle Coppe Europee, parleremo di razzismo, prendendo spunto dall'andata della semifinale Juventus-Inter, l'episodio di Lukaku e la decisione del presidente della FIGC Gabriele Grevina, che farà discutere, ma di questo e tanto altro ne parleremo con i nostri graditi ospiti. E a proposito di graditi ospiti, quanto mai sono graditi i miei due compagni affezionatissimi di viaggio? Non, ormai, lui, uno dei due lo dice sempre: ormai siamo una coppia di fatto, noi siamo un trio di fatto. Bentornati a Vox Populi, all'ex direttore generale della Pescara Calcio Gianfranco Multineddu e al mister Marco Pignani. Ciao Marco, a proposito Marco, tanti auguri. Aspetta, Gianfranco l'abbiamo perso per strada, forse Vabbè, aveva sì, problemi di collegamento. si ricollegherà. Ciao Marco, bentornato e auguri perché oggi è San Marco, come ci ricordava Damaso. Grazie, Insomma, sei stato un buon profeta perché, insomma, eccolo avevi Gianfranco. detto, ecco Gianfranco, direttore, bentornato. Buonasera a tutti. Dicevo Marco, sei stato un buon profeta, avevi espresso sensazioni positive martedì scorso e Pescara ha convinto Picerno. Sì, no, ha fatto la prestazione che doveva fare. È stata una partita diversa sostanzialmente rispetto alla gara col Taranto, dove il Pescara non aveva giocato bene, soprattutto perché Capuano comunque non ti permette di fare quel calcio. È stata una partita gradevolissima di due squadre e la sorpresa Picerno, perché è vero che il 3-0 è abbastanza meritato, però anche è vero che anche il Picerno ha avuto le sue buone occasioni. Il Pescara ha rischiato qualcosina nel primo tempo, il primo quarto d'ora del secondo, e poi Ne però. parleremo, Marco, ne parleremo ovviamente Sì, durante il corso della trasmissione. Direttore, assolutamente.
Direttore, questo Pescara, come ci ricordava il mister, ha vinto e convinto, perché Picerno, ottima squadra, ottimo primo tempo su un campo difficilissimo, un campo sintetico, la partita seguita da circa 400 tifosi biancazzurri ai quali va data tutta la nostra, tutto il nostro affetto. Prego, direttore. Per quanto riguarda i tifosi non mi stupisce, anzi forse erano anche pochi, no? Rispetto poi naturalmente anche alla disponibilità dei posti messi a disposizione dalla società Picerno. Per quanto riguarda la partita, sì, ho visto sprazzi di buon gioco, e, voglio fare un po' il Cassano della situazione, dicendo che probabilmente il Picerno, che non ha queste grandi ambizioni di salire di categoria, ha giocato in scioltezza e quindi poi lì naturalmente senza pensare ai risultati quali potessero essere, tant'è che sul gol ho visto una disperazione tipo, non mi ricordo qual era il giocatore del Venezia col Bari quando ha fatto il gol di testa Lescano. Quindi diciamo che questa cosa qui io la voglio vedere quando affronteremo appunto le partite, quelle vere, quelle che contano, perché qui potevamo naturalmente arrivare non terzi e quindi aggiudicarci un'altra postazione, però questo è avvenuto, il Picerno sta un po' più sereno, un po' più tranquillo, farà i suoi play-off senza chiedere nulla, anche perché in quello stadio non ci potrebbero mai giocare loro in Serie B. Certo. E questo è uno dei, bravo direttore, perché sarà uno dei temi di cui parleremo stasera. Vado a presentare velocemente gli altri ospiti. Io do un caloroso bentornato a uno degli sportivi biancazzurri, calciatori, team manager più vincenti della storia del Pescara. Ma prima di presentarlo, vorrei fare una presentazione particolare, perché molti tifosi pescaresi e non solo conoscono le gesta del prossimo ospite. E su qui, fin qui, nulla questio. Ma pochi sanno che oltre a essere un imprenditore, ha un bellissimo stabilimento balneare a Silvia. A proposito, direttore, quando torni in Abruzzo, sei già venuto a mangiare gli arrosticini, mi raccomando, nella prossima estate, se verrai in Abruzzo, e io mi auguro di sì, andremo a mangiare al locale del prossimo ospite, che ti assicuro che si mangiano bene, benissimo, e lui è un ottimo padrone di casa. Ma oltre questo, è un uomo che ha una spiccata sensibilità verso il sociale. Dovete sapere che qualche giorno fa c'è stata la giornata internazionale, la giornata mondiale della Terra. Bene, lui ha messo a disposizione il suo stabilimento all'associazione Plastic Free per fare in modo si potessero raccogliere tutti i contenitori di plastica, tutti quanti i rifiuti. Ma non solo, è diventato da pochi mesi, da qualche mese, il direttore dell'area tecnica giovani del Penne Calcio, e quindi questo gli fa onore, ed è uno dei cofondatori di un'altra iniziativa nel sociale, Magister Femminile, una squadra di calcio che lascia ampio spazio anche alle ragazze disabili. Complimenti di vero cuore e bentornato a quel campione che è non solo nello sport ma nella vita privata, che è Andrea Gessa. Bentornato, Andrea. Microfono, Andrea. Eccomi, grazie tante. Non so che dire, Vincenzo, una presentazione, beh, un po' imbarazzante da un certo No, punto di vabbè, ho vista, detto per semplicemente la verità. ho sbagliato qualcosa, Andrea. Non Non mi hai sembra. sbagliato nulla, non hai sbagliato nulla. E devo dire che sì, sono impegnato su più fronti, speriamo di portare a termine qualcosa di buono. Ecco, quando si fanno troppe cose a volte. Si rischia di non farne bene neanche una, spero che non sia il mio caso. Beh, intanto stanno già emergendo giovani molto interessanti del Penne. Parlo ad esempio di un giovane mancino del 2007, un tal Mattia, adesso perdonami, ma non ricordo il cognome, quindi vuol dire che stai Marchionne, facendo, sì. Marchionne, ecco, bravo, stai facendo veramente un buon lavoro. Sì, come tu sai, è da tanto che mi sarebbe piaciuto ritornare sul campo e il Penne mi ha dato questa opportunità, lavorare con dei profili che io reputavo interessanti, in prima persona sul campo stesso.
oltre a dare magari delle direttive ai vari istruttori per cercare di portarli sempre più ad un livello più alto per quello che sono le nuove metodologie di lavoro sul campo e quant'altro, ho l'opportunità di, tramite alcuni canali, di poter lavorare in prima persona con alcuni profili e devo dire che stiamo raccogliendo dei risultati, in particolare Mattia, sul quale insomma si sono accesi un po' i fari ultimamente, però non solo lui, siamo andati a Frosinone, alla Sampdoria, a Perugia, siamo stati ad Ascoli 2 settimane fa e venerdì mi ha chiamato la Ternana di Luca Leone per visionare appunto due profili, uno Mattia 2007 e un altro è Simone Ferrante 2008. Quindi ecco, un bel lavoro e speriamo appunto di poter proseguire così. E visto che tante volte il direttore Mister Apignanni lo sanno benissimo, stiamo parlando a Vox Populi dell'importanza del settore giovanile, insomma, io credo che il calcio italiano nella sua interezza abbia bisogno di persone, di figure, di professionisti come Andrea Gessa, così come il calcio italiano ha bisogno di Edmondo Farias, al quale do il bentornato a Vox Populi. Stamattina dovete sapere, nonostante il giorno di festa, ho chiesto permesso chiaramente al capo, a mia moglie, che ha consentito con piacere. Sono stato da lui al campo perché la sua Tiki Taka Academy proprio oggi festeggia i suoi primi 4 anni di attività. E Ciao Vincenzo. quindi per me è un piacere e un onore riavere con noi Edmondo Farias. Ciao Eddie. Ciao a tutti e saluto in particolare ovviamente il mister Marco che conosco personalmente e faccio i complimenti ad Andrea perché ho avuto la fortuna di visitare Penne ed è una realtà molto bella dove lavorano anche degli amici e ho visto finalmente un settore giovanile, una scuola calcio impostati per quello che è il mio umilissimo parere nel modo giusto. Ok, Grazie Eddie. vado No, a no, non è presentare. un umile parere, è un parere importante, grazie di questo feedback. Assolutamente sono d'accordo con te, Andrea. Il parere di Eddie conta e conta anche tanto, visto quanto spende, quanto si impegna, quanto amore, quanta passione, quanta dedizione investe nel settore giovanile. Io stamattina già ho visto qualche ragazzino veramente bravo che secondo me può fare abbastanza. Vado a presentare l'ultimo ospite, visto che parleremo dei playoff nazionali, come già annunciato da Amazon nella presentazione. Una delle squadre, secondo me, maggiormente accreditate per la vittoria finale è il Cesena. E a parlarne non solo del Cesena, è tornato con grande piacere personale a trovarci il collega di Cesena, Daniele Magnani. Ciao Daniele, bentornato. Ciao, facevo i debiti scongiuri toccando solo su una sedia di legno, ma cercavo del metallo, insomma, perché sai, qua poi addirittura abbiamo un mister, non so se qualcuno dei nostri ospiti lo conosce, tal Domenico Mimmo Toscano, che è Come no? proprio come tanti nel calcio, è scaramantico fino all'eccesso, insomma, ecco, E quindi certo. parliamone del Cesena perché insomma abbiamo una buona squadra, però insomma ci sono anche altri rivali, insomma, oltre il Pescara, altri rivali molto molto interessanti, quindi Ecco, secondo abbiamo te, brevemente avuto Daniele, secondo te quali sono le squadre dal tuo punto di vista maggiormente accreditate per la vittoria finale? Crotone, Cesena, Entella, Pordenone? Il Crotone sicuramente è quella sulla quale si parla molto bene, però io anche guardando un pochettino sia nel girone A che nel girone C, naturalmente avevo evidenziato il Vicenza nel girone A e anche perché no, oltre al Pescara, anche il Monopoli col quale noi purtroppo l'anno scorso ci abbiamo lasciato le penne, insomma, abbiamo vinto a Monopoli, poi dopo il Monopoli ci ha battuto in casa, insomma, ecco, quindi ci sono delle squadre che non dico potrebbero mettere il bello dei playoff del Cesena, naturalmente, è che ha evitato, insomma, diciamo, la prima fase preliminare, però
per cui saranno tutti doppi confronti e nei doppi confronti io credo che il Cesena, insomma, non ha mai sbagliato due partite consecutivamente, per cui insomma ci auguriamo di poter arrivare il più lontano possibile. Senti, Daniele, ma tu questo ragazzo in alto a destra te lo ricordi? Sì. Sì, che campionato 2012-2013 mi sono fatto aiutare perché non ho una memoria esagerata, però Anche poi perché ricordo l'età che sì. No, avanza, quindi. esatto, io sì, sono entrato nel 66, quindi sono del 57, però mi ricordo che ero un buon centrocampista, poi ho visto che anche partì con Campedelli allenatore, a quei tempi c'era Campedelli Ivo come Ricordo. presidente e Ricordo. Campedelli Nicola come allenatore, che venne esonerato dopo 3-4 partite. Lui partì anche nell'11 titolare, ho visto insomma le prime partite le fece da titolare, nonostante le 21 presenze, però ricordo anche che ebbe qualche problemino di infortuni, dico male Andrea, e quindi No, non insomma dici male. Non dici giocò male, meno di quello soprattutto. che era un centrocampo, insomma adesso vado qui anche un po' a vedere, era un centrocampo in Serie B discreto, insomma c'era Manuel Coppola, c'era, vediamo un po', insomma Iori, c'era, c'era Parfè. sì, esatto, Sì, quindi era. diciamo, però Gessa insomma era un nome importante, era un Se non elemento ricordo male, importante. Andrea, tu subisti una lussazione alla spalla? No, no, quello a No. Pescara. Ah, ok. A Cesena ebbi un po' di strascico della precedente stagione. Insomma, la preparazione con Mister Zeman non è delle più semplici da Certo, smaltire. certo, E io avevo 33 anni allora, quindi insomma un pochettino si sente a quell'età. E devo dire però che all'inizio andai molto bene, poi ebbi qualche infortunio di troppo, delle ricadute quando è muscolarmente in più. Cesena ha un bellissimo campo, però comunque sintetico, ci si allenava e si giocava lì. Non era così semplice. Poi con Bisoli, con il quale comunque da subito era nato feeling, non si ebbe poi una continuità, perché comunque poi scelse di giocare diversamente da quello che erano le mie caratteristiche, di conseguenza. Anche se poi alla fine. Le ultime sono rientrato, ci siamo salvati facendo l'assist della salvezza e comunque ecco, non è stata una stagione esaltante, però era anche un Cesena in difficoltà, sull'orlo del fallimento, un po' di casino. Capito. Poi ti chiederò su Sì. Pescara. Direttore, allora, con te parlammo dell'arrivo di Zeman e tu giustamente manifestasti, come del resto molti tifosi e molti addetti ai lavori, tra i quali sottoscritto, alcune perplessità. Adesso il Pescara, grazie alla vittoria di Picerno, è arrivata terza in classifica. E come ci ricordava il buon Damaso, visto il prossimo arrivo del deferimento del Siena, credo che la Lega si... Ne parlerà, deciderà giovedì prossimo, visto che oggi c'è stata la festività. Molto probabilmente i playoff partiranno con 1 o 2 settimane di ritardo. Ecco, secondo te, questo Pescara, che idea ti sei fatto dopo la brillante prestazione di Picerno? Ma ricordiamo anche le vittorie precedenti, ma teniamo in considerazione anche le sconfitte pesanti di Taranto e Messina. Insomma, quante possibilità secondo te? Le possibilità sono legate naturalmente al periodo di lavoro con il quale Zeman imposterà appunto questi playoff, perché forse vengono un pochettino a, come si dice a Roma, a ciccio, no? Perché il fatto che possa lavorare su dei ragazzi ai quali magari qualcuno ancora non avrebbe assimilato, magari non hanno ancora quella condizione, e consideriamo che la condizione ormai è alla fine, nel senso che la birra è quasi finita e Zeman in questo momento forse deve mettere qualcosa in più nelle botti, insomma, no? Per arrivare come sa fare lui di corsa. Naturalmente ormai sta funzionando anche questa scaramanzia, anche se io
Così come ha sempre detto, probabilmente l'avrei preferito all'inizio piuttosto che alla fine il maestro. Spero naturalmente, a questo punto spero che questo terzo posto diventi poi un secondo posto ufficiale per salire in Serie B. Credo che diciamo che di base la squadra c'è, abbiamo visto che Lescano continua a segnare, però là anche sta facendo il suo e speriamo che funzioni bene il centrocampo e naturalmente un po' più di copertura dietro e qui Direttore, perdonami, Tullio Di Rita ci scrive, ci fa questa domanda, ne fa diverse, poi magari sugli stadi ne parleremo poi. Ci fa questa domanda, fra un po' arriverà il caldo, molte squadre ne pagheranno dazio. Ecco, il Pescara, visto che Zeman ha detto che la sua prima preoccupazione era quella di far arrivare questa squadra nella miglior forma fisica possibile, secondo te il Pescara può avere un vantaggio sotto questo punto di vista? Sai che cos'è, Vincenzo? Che non è come riempire le bottiglie adesso per quanto riguarda i calciatori. Adesso devi andare su una preparazione che è stata fatta da altri e naturalmente andare a mettere una condizione che ci dia la possibilità o dia la possibilità ai nostri giocatori di arrivare alla finalissima, insomma, per quanto riguarda i playoff. Quindi adesso esce fuori, diciamo, l'aspetto scientifico del calcio, non più l'aspetto tecnico e tattico, perché se sbagli qualcosa probabilmente arrivi lì cotto come una pera e magari invece c'è da lavorare dal punto di vista scientifico e spero che il mister ci stia pensando a tutto ciò. Mister, invece con te parliamo dell'aspetto tecnico. Ecco, il direttore lo stava accennando. Ecco, la formazione, la squadra titolare, bene o male, ormai credo che sia quella. A Picerno c'è stata la sorpresa a Germinario, ma c'era Raffià che non stava bene, non stava in forma. Sì, è vero, c'è possibilità di inserimenti di Crescenzi, Milani, Cancellotti non sta benissimo, però in difesa Brosco e Mesic soprattutto garantiscono affidabilità, abbiamo un buon centrocampo e come ricordava il direttore, in attacco siamo messi abbastanza bene. Anche Delle Monache sta giocando meglio rispetto alle prime partite, prego. Sì, diciamo che intanto il recupero di Palmiero secondo me è fondamentale perché sta crescendo di partita in partita, non avevo dubbi sulle qualità del ragazzo. È normale che con Zeman ha trovato un alleato perché Zeman ama quel tipo di calciatore, soprattutto nella parte centrale del campo. È un giocatore che è in crescendo, quindi secondo me è un acquisto, mi sembrava strano anche in precedenza che venisse utilizzato poco rispetto a come lo utilizza Zeman. Lì dietro molto bene sia Brosco che Mesic, molto molto bene, e Lescano è in palla e secondo me il lavoro di Zeman si inizia a vedere in maniera importante anche perché lui il primo giorno che è arrivato aveva detto che comunque cercava di mantenere la terza posizione di classifica, ma soprattutto andare a lavorare in proiezione playoff, e quindi anche queste altre 2 settimane gli permettono per perfezionare un po' sia i meccanismi, ma soprattutto la parte atletica che è fondamentale, sarà fondamentale anche perché arrivare alla fine, mi sembra che l'ultima gara della finale sia l'11 giugno, Sì. Giocare quindi diciamo che la proiezione è quella lì. Andrea, giocare tante partite ravvicinate, 8 partite nell'arco di un mese scarso, sempre vedendo chiaramente cosa deciderà la Lega sul rinvio dei playoff. Ecco, tu che segui il Pescara da anni e col Pescara tu hai vinto. Vincesti un bel campionato con Di Francesco, hai vinto un campionato straordinario con Zeman, quindi tu il mister lo conosci molto bene. Che idea ti sei fatto di questo Pescara? Come è riuscito a cambiare il Pescara che veniva da un periodo di 3 mesi assolutamente deludente da Colombo? Come e quanto è riuscito a cambiare la fisionomia di questa squadra? Prego.
Ma lui, secondo me, come ho già detto anche ad altri, è tutt'altro che uno sprovveduto, pertanto si è fatto i suoi conti sapendo di subentrare, pur non essendo l'allenatore ideale per subentrare, perché sappiamo che lui preferisce comunque partire dall'inizio per poter dare automatismo ai suoi meccanismi. Credo che lui si sia fatto i suoi conti e appunto ormai sapeva che o terzo o quarto, bene o male, i playoff li avrebbe fatti e sulla base di questo avrebbe fatto poi valere la preparazione fisica. Quindi ha forse sacrificato anche le prime giornate del suo innesto per poter lavorare comunque fisicamente, magari pagando un po' di brillantezza in alcuni momenti, per poi andarlo a ritrovare, credo, con i campi asciutti, con la bella stagione, e lui lo sappiamo che poi ti dà qualcosa in più anche a livello proprio di meccanismi. Ciò che lui ha fatto è questo, secondo me, tecnicamente e atleticamente. E poi è chiaro che lui ha una grande capacità di incentrare su di sé tutti i riflettori, lasciando tranquilli i ragazzi, sgravando di responsabilità alcuni giovani, lasciandoli lavorare, lasciandoli crescere. Non solo i giovani, anche quelli un pochettino più vecchiotti, comunque gli dà modo di pensare solo a giocare senza tanto stare dietro alle critiche perché tutti si concentrano su di lui e questa è una cosa che comunque nessun allenatore può fare se non lui in queste categorie. In più credo che per finire penso che abbia sempre avuto un po' una certa voglia di riscatto a Pescara, non gli piaceva andar via quell'annata quando comunque ci fu quella offerta della Roma irrinunciabile, non gli piacque andare via dopo, diciamo, aver fatto male in Serie A e andando via poi in B e quant'altro. Quindi lui è sempre stato legato alla squadra, alla città e voleva comunque lasciare un ricordo diverso. Senti, uno dei problemi della campagna acquisti di gennaio, insomma, del Pescara, sappiamo che nel corso degli anni in genere non è mai stata quasi risolutiva. Quest'anno invece sono arrivati due giocatori che stanno dando un contributo importante, mi riferisco a Merola e soprattutto a Rafià. Ti saresti mai aspettato le qualità di questo giocatore che sono veramente impressionanti? Si fa veramente fatica a pensare a un Rafià che gioca in Serie C. Prego. Sì, è vero. Io devo dire che sono stato piacevolmente impressionato anche da alcune operazioni all'inizio. Insomma, penso che dopo tanti anni si è rivisto un progetto tecnico fuori dal campo, perché comunque di allenatori bravi a Pescara ne sono venuti tanti. Fuori dal campo un progetto di acquisto, di campagna acquisti, di mercato, anche improntato sul futuro, su gente di proprietà, con degli investimenti. Questo secondo me era una base importante, perché fino ad allora, troppo spesso abbiamo vissuto magari su alcuni prestiti. Che poi alla fine, quando le cose si mettono male, è normale che ti danno poco. E invece così ha creato uno zoccolo duro il direttore dell'Icarri, che sa il fatto suo, cercando anche gente che appunto potesse realmente essere un asset per la squadra anche del futuro. Se in più, io insomma ho sempre paura un po' nel mercato di gennaio perché meno fai, meno danni fai e meglio è, Certo, perché certo. spesso è proprio quello il problema. Certo. Lui ha fatto poche cose, anche andando incontro a delle critiche che sembrava che avesse fatto troppo poco, e invece ha fatto proprio le cose giuste,
e trovando anche altra gente che faceva il caso di questo Pescara. Vedo Damaso. Damaso, vuoi fare una Visto che domanda? sono stati fatti nomi, allora io volevo tirare fuori anche Palmiero, che mi sembra un po' troppo, ha una classe insuperabile, è bravo, si vede che non è di questa categoria, però in Serie C sta soffrendo e lo abbiamo visto a Picerno soffrire e non poco, perché non è un incontrista, ha un piede magico. E forse è sprecato per questa categoria, magari ce lo possiamo riservare per il prossimo anno. Al centrocampo in Serie C c'è bisogno di gente che, tra virgolette, mena. Ecco, vorrei sapere Chi vuole il... rispondere? Ma posso Nessuno. rispondere io se vuoi. Prego. Io ho avuto Palmiero. Facevo il team manager, sempre l'ho visto allenarsi e l'ho visto anche crescere, perché ora è un giocatore anche diverso da quello che era prima, nella propria sicurezza, soprattutto le caratteristiche, le qualità tecniche sono indiscutibili. Da un certo punto di vista ci sono quei giocatori che rendono meglio in B che in C. E quindi da un certo punto di vista ti capisco e condivido, però penso che arrivato con Zeman, insomma, sia il giocatore più adatto per quella posizione di campo che lui ritiene comunque sia fondamentale, come credo tanti di noi che vivono di campo. Insomma, il play è un giocatore fondamentale. Chiaro, lui come caratteristiche, se avesse forse più giocatori di fianco, più copertura, potrebbe venire fuori la sua qualità, perché non dovrebbe badare tanto alle traiettorie o che altro In tal senso, di Andrea, esterno. l'assenza di Mora, purtroppo prolungata per una ventina di giorni, Esatto. può essere un problema? Esatto, io penso che sia stato forse anche questo il suo problema, perché con un Mora a fianco sarebbe forse diverso, ecco, lui sarebbe più portato e libero di impostare, mentre altri di portare, cioè, insomma, di conquistare palla. A Eddie invece chiedo, visto che lui è stato un attaccante, giro la domanda di Piero Perferice. Se sta bene Lescano, si può arrivare in fondo, secondo me. Che ne pensate? Prego, Eddie. Io credo che gli attaccanti per una squadra che vuole ottenere degli obiettivi importanti sono fondamentali in qualsiasi categoria. Lescano, in tutto il periodo in cui è stato chiamato in causa, quindi a parte quel periodo piuttosto lungo in cui non ha giocato, ha dimostrato di fare la differenza. L'ho visto giocare dal vivo 4-5 volte, sicuramente un attaccante adattissimo per il calcio di Zeman e per questo tipo di squadra che è stata costruita, come diceva Andrea, in una certa maniera, perché è un giocatore che sa tenere palla, sa giocare di sponda, sa anche attaccare la profondità e fa gol. Sono tutte caratteristiche, insomma, che per un attaccante fanno sicuramente la differenza. Chiaro che con un modulo 4-3-3, lui è la classica punta centrale, quindi si trova assolutamente a suo agio, anche perché il Pescara è una squadra che ha sia qualità sia velocità. E ovviamente con Zeman questa velocità aumenta, le palle gol sono molto più importanti e un bomber come lui sicuramente non può che giovarne. Senti, Eddie, invece uno dei problemi dall'inizio del campionato del Pescara è l'esterno d'attacco sinistro, no? Il mancino. Mister Colombo, infatti, l'avrebbe voluto già dalla campagna acquisti della scorsa estate. Come vedi tu le alternative delle Monache, Colai e nelle ultime settimane De Sogus non ha potuto giocare anche perché non era in perfetta forma, ma insomma. Avere queste alternative può essere utile, visto che, come abbiamo detto, il Pescara, se riuscirà ad andare fino in fondo, richiamo gli scongiuri di Daniele Magnani prima, facciamo tutti quanti noi gli scongiuri di rito, ma se dovesse essere 8 partite nell'arco di 20 giorni, avere queste alternative è importante, no?
Ma sicuramente sì, diciamo che sono tutti giocatori a parte Colai che hanno più o meno le stesse caratteristiche, sono giocatori di gamba, sono giocatori veloci, non sono ovviamente dei veri e propri bomber, ma è difficile trovare un giocatore con quelle caratteristiche che faccia che vada in doppia cifra, però sicuramente se entrano nella condizione fisica che Zeman richiede, sono giocatori che sicuramente possono fare la differenza. Io credo che la partita di Catanzaro sia stata un po' uno spartiacque in positivo, la classica partita delle squadre di Zeman e che può dare fiducia anche in vista dei playoff, perché tu giochi con una corazzata che ha fatto 100 e più gol, che ha fatto quasi 100 punti in campionato, te la sei giocata alla pari, quindi ha dimostrato insomma tutte le qualità che può avere questa squadra. Naturalmente nel discorso playoff ci sono tante considerazioni da fare perché purtroppo o per fortuna non si possono sbagliare delle partite e quindi secondo me l'unica cosa a cui bisogna stare molto attenti, credo che il Pescara sarà una squadra che non avrà difficoltà a fare gol e a cercare di sbagliare il meno possibile la fase difensiva perché chiaramente come si diceva prima si parlava di Palmiero, ma in linea generale il centrocampo del Pescara è un centrocampo che sia come inserimenti sia come qualità ne ha tanta, sulla fase di contenimento chiaramente bisognerà fare delle partite tra virgolette attente, nel senso che il possesso palla, l'attacco della profondità e il marcare appunto la porta avversaria diventa fondamentale. Daniele, immagino tu Sì. abbia seguito, lo fai da anni ormai, non solo il Cesena, ma un po' tutto il campionato di Serie C, dei vari gironi. Io concordo con le parole di Andrea Gessa che diceva prima, insomma la Serie C non è assolutamente semplice, però quest'anno finalmente il direttore sportivo Del Carri ha messo in campo un progetto serio, qualificato, acquistando molti giocatori di proprietà. Lui infatti ha sempre detto che nel caso, nella malaugurata ipotesi, non fosse riuscito a pescare a salire quest'anno, il prossimo anno con l'inserimento di due o tre pedine avremmo potuto fare il prossimo anno quello che il Catanzaro ha fatto quest'anno, perché il Catanzaro non dimentichiamo che già lo scorso anno avrebbe meritato di salire. Prego, Daniele. Sì, beh, è una situazione un po' simile a quella che stiamo vivendo anche a Cesena, perché anche a Cesena sono arrivati Certo. ottimi giocatori e la maggior parte di questi con un contratto minimo biennale. E quindi diciamo che naturalmente indovinare subito al primo anno, sapete che il Cesena adesso è completamente in mano a una proprietà americana, Sì, statunitense, e sì. quindi naturalmente anche noi, insomma, cioè. C'è una certa parte di tifoseria qui a Cesena che, nonostante il secondo posto, che è un ottimo piazzamento perché siamo arrivati a soli 2 punti dietro alla Reggiana, però qualcuno lo ha preso un po' come delusione. Adesso noi dovremo cercare anche di convincere questi reticenti tifosi che sono un po' amareggiati di non essere saliti subito in Serie A direttamente, come è riuscita appunto a fare la Reggiana, perché se la Reggiana non avesse conquistato la Serie B neppure quest'anno, dopo quello che è successo l'anno scorso, si sarebbero alzati notevolmente il tasso di suicidio, insomma, in terra emiliana. Insomma, comunque, scherzi a parte, diciamo che il Pescara sì, ha sicuramente. Guardavo prima mentre stavate parlando, che forse da un punto di vista di statistiche, anche se chiaramente il calcio non vive solo di questo, a fronte di 58 gol, vicino a una soglia di 60, che è una media abbastanza standard nei tre gironi, il Pescara però ha beccato 42 gol. Per dirne, Eh sì, il Catanzaro, sì. va bene, adesso ha fatto un po' storia sé, però ne ha beccati 21 il Catanzaro. Ecco, quindi da un punto di vista, come si diceva, come diceva anche Faria, cioè sicuramente in attacco sia il Cesena che il Pescara e tante altre squadre. Guardavo lo stesso Vicenza che ha fatto 64 gol, però ne ha subiti 47. Che Bisogna sempre ricordiamo, ha cercare, vinto la Coppa Italia, Vicenza. esatto, bisogna sempre cercare di sapere equilibrare bene l'una e l'altra fase, perché se poi fai, che ne so, 80 gol, però poi ne prendi 45-50, insomma, ecco, vuol dire che magari qualche problemino in difesa da registrare ce l'hai. E quindi diciamo che sicuramente il fatto di fare, ad esempio, il Cesena farà solo alla meno peggio 6 partite, mentre a Sì. differenza del Pescara che ne dovrà fare 8, però se non vado errato, nel primo turno doppio del Pescara e nel primo turno doppio del Cesena conterà ancora
il posizionamento della regular season, mentre invece i supplementari ed eventuali calci di rigore entreranno solamente nella semifinale e nelle finali. Dico bene? Ti Assolutamente sembra? sì, aggiungo che nei Esatto. playoff verrà inserito, come se non sbaglio anche lo scorso anno, anche l'uso del VAR, Va, assolutamente utile. senz'altro. Questo sarebbe utile perché noi abbiamo preso l'ultima giornata in trasferta ad Alessandria, l'espulsione di Corazza, vice capocannoniere con 18 gol dietro proprio al vostro Lescano e a Ragazzu dell'Olbia nel nostro girone con 19. Dicevo, è stato espulso per una sospetta manata. Noi abbiamo visto, rivisto un po' le immagini, sembra che questa manata sia stato forse un gesto più dell'attaccante bianconero di sbarazzarsi del difensore, tant'è vero che proprio oggi è uscita notizia che è stato combinato solamente una giornata di squalifica, mentre invece se quindi probabilmente il referto del direttore di gara dell'arbitro è stato abbastanza rivisto, comunque non molto spinto, perché sicuramente in una cosa di questo genere, insomma, ci si attendeva tutti o due o addirittura 3 giornate. Invece Corazza sarà fuori solo nella prima delle due partite della fase, insomma, della terz'ultima fase dei playoff, e questo ci fa particolarmente piacere. Direttore Multineddu, l'osservazione di Daniele Magnani è assolutamente attenta e condivisibile. Nel quadro, nell'ambito dei prossimi playoff, la valutazione delle reti subite sarà un aspetto importante, anche se c'è la duplice gara, perché ricordiamo a chi ci sta seguendo che dal 7 maggio o quando inizieranno i playoff del Pescara ci sarà la partita di andata e la partita di ritorno. Nella prima gara Pescara sicuramente giocherà la prima gara fuori e la seconda in casa, perché testa di serie. Prego, direttore. Microfono, direttore. Una disamina abbastanza corretta e precisa di quello che sarà poi l'andamento dei playoff. Quello di cui mi stavo preoccupando invece è capire, perché ho visto che le date d'inizio sarà l'11 maggio per tutti, dopodiché poi naturalmente ci sono, cioè quella, quindi volevo capire bene e dove si giocherà poi l'eventuale finalissima, insomma. Mi ricordo quando stavo a Parma, la giocammo allo stadio di Firenze, Sì. all'Artemio Franchi. Quindi capire dove si giocherà eventualmente quella partita, perché io punto più su quella, no? Naturalmente, se devo fare il tifoso lo faccio bene, insomma. Non me ne voglia il giornalista Magnani, però insomma faccio il tifo per il Pescara. Certo. Quindi questo punto. E Ecco, ma i gol, Daniele diceva giustamente, metteva in risalto i gol, i tanti gol che ha preso il Pescara, anche se a onor del vero, per fare una considerazione assolutamente razionale, molti di quei gol il Pescara li ha presi dal 28 novembre in poi. Prego. i gol naturalmente penalizzano le squadre, perché è chiaro che da sempre chi fa più gol e chi ne subisce meno, in genere è quello che arriva, insomma. Ora, naturalmente, mi auguro, come ha detto prima Andrea Gessa, che il mister non è uno sprovveduto, e sicuramente anche da questo punto di vista cercherà di, magari probabilmente, dico probabilmente, perché con Zeman credo che poi si può dire tutto e il contrario di tutto. Probabilmente magari resterà così com'è, insomma, perché se la sua mentalità è quella, nessuno la cambia. Però voglio dire, a una certa età potresti anche dire, sai che c'è, diamo pure un'occhiata dietro, perché è importante non prenderli. Perché poi, come abbiamo detto, adesso poi c'è il VAR che viene in aiuto delle difese, ma viene anche in aiuto degli attaccanti. Quindi c'è tutto un sistema che cambia, dove i giocatori non sono abituati, quindi se ne vedranno delle belle anche in questa situazione. Quindi avremo veramente una tale confusione all'inizio, dove forse punteremo più a dire, ma perché non potevamo restare come eravamo, insomma, ecco. Quindi auspicando sempre il VAR in tutte le categorie professionistiche, poi arriveremo anche a odiarlo, insomma, sotto certo aspetto. Quindi prepariamoci bene a tutto questo, ecco. Mister Rapignani, un'ultima domanda su Pescara, perché poi voglio parlare anche di tanto altro. Ecco, chiedo anche a te,
Immagino che anche tu, come gli altri ospiti, abbia visto anche altre partite di Serie C, anche degli altri gironi. Anche a te chiedo, dal tuo punto di vista, a parte il Crotone che conosciamo molto bene, ma insomma dando uno sguardo anche negli altri gironi, quali sono le squadre, secondo te, le maggiormente accreditate per la vittoria finale? Cioè quelle che secondo te potrebbero dare fastidio di più e impensierire Pescara? Prego. Guarda Vincenzo, partiamo dal presupposto che i playoff è un altro campionato, quindi diciamo che non c'è una favorita secondo me, perché i playoff sono gare particolari e devi arrivare in una condizione ottima, non è detto perché sei arrivato secondo o terzo hai un leggerissimo vantaggio, ma nei playoff generalmente ci sono sempre delle grandi sorprese. È chiaro che come giornalista lì tiene per il Cesena, noi teniamo per il Pescara, però non è sempre una legge scritta, quindi è capace che possa uscire una sorpresa che nessuno si aspetti, quindi secondo me la vivere partita per partita e cercare di arrivare nella condizione migliore per affrontare i playoff, generalmente è sempre così. Mi sembra che anche negli altri anni chi è andato in Serie B non partiva tra le favorite nei playoff, quindi penso che anche quest'anno sia la stessa cosa. Andrea Gessa, so che tu fra qualche minuto ci devi lasciare e io ti ringrazio per la tua disponibilità. Voglio estendere il ragionamento su altri argomenti del Pescara, ne abbiamo già parlato, ma tanto torneremo a parlarne anche martedì prossimo e fino alla conclusione dei playoff. Allora, tu in un'interessante intervista di qualche settimana fa hai detto testuali parole: il calcio italiano ha fallito sotto molti aspetti negli ultimi anni. E io sono totalmente d'accordo con te, lo andiamo dicendo da parecchie settimane. Io vorrei, insieme a te e poi Edmondo Farias e gli altri ospiti, porre l'accento su due grandi problemi del calcio italiano: settori giovanili e stadi e impianti sportivi. Prego Andrea. Sì, hai detto benissimo, è proprio quello che penso. Io credo che negli ultimi 20 anni, mentre noi eravamo all'apice, gli altri costruivano i centri sportivi e noi li prendevamo in giro perché sembravamo quelli che potevano durare in eterno, perché i campioni li avevamo solo noi, perché le cose andavano bene e quindi finché vanno bene ce n'è per tutti. Invece gli altri hanno messo dei mattoncini uno dietro l'altro, facendo in modo che il calcio diventasse un vero e proprio business, ma prima che business un lavoro, e i giocatori sono sempre più spostati come delle vere e proprie aziende individuali, nelle quali io azienda ho bisogno di un centro dove poter svolgere il mio lavoro, un ufficio dove poter svolgere il mio lavoro con tutti nel miglior modo possibile. Quindi devo avere il wifi, devo avere il computer, devo avere la postazione fatta bene, il riscaldamento piuttosto che. E invece questo, se lo riportiamo sul calcio, questo in Italia non è avvenuto. Gli altri avevano centri sportivi all'avanguardia, dove alla fine avevano 16 campi, dove avevano la palestra, il modo di poter far recuperare i giocatori, perché aumentavano il numero delle partite, ma alla fine i giocatori si alimentavano nella stessa maniera, si allenavano nella stessa maniera, riposavano nella stessa maniera, recuperavano nella stessa maniera, e invece non è possibile questo. Più aumenta il numero delle partite, più devono essere curati tutti i dettagli. Quindi ho bisogno di più campi per farli allenare sempre in un campo decente, perché sennò si infortuniano.
Se uno si infortuna, devo dargli uno staff medico di alto livello, quindi devo avere modo di curarli all'interno di un centro sportivo. I giocatori, finita la partita, devono recuperare nel più velocemente possibile, quindi gli devo dare modo di fare del proprio corpo un'arma che possa essere sempre più performante e sempre più comunque sia con meno problematiche possibili. Comunque gli devo dare modo di. Questo in Italia non è successo, in Inghilterra, in Germania, in Spagna invece è successo e i grandi campioni, se dovevano decidere dove andare ad allenarsi e a vincere, sceglievano gli altri paesi. Oggi noi abbiamo purtroppo una situazione che è critica, perché Mancini, se deve andare in Argentina a prendere un Attaccante. attaccante, c'è qualcosa che non va. Quindi, Senti, ma giocatori giovanili. Andrea, senti, perdonami, ma ad esempio, ma secondo te perché le nostre squadre Primavera 1 sono imbottite di stranieri? Perché purtroppo il ragionamento delle società era questo. Perché io devo investire, non lo so, 15 milioni l'anno per fare il settore giovanile a Firenze? Stupidaggine, cosa che invece adesso la Fiorentina sta facendo con il Viola Park, eccetera. Prima non avveniva. A me non mi interessa, diceva gli pseudo imprenditori del calcio. Non mi interessa spendere 15 milioni l'anno sul settore giovanile, perché se mi devono uscire due giocatori, alla fine io ho speso in 5 anni 50 milioni, 60 milioni, adesso non lo so, e alla fine mi conviene comprarlo con 60 milioni, me lo vado a scegliere e me lo vado a scegliere all'estero il profilo che mi interessa. Quindi settore giovanile lasciato morire, ok? Italiani lasciati morire. Si andavano a scegliere con 60 milioni i due profili che andavano bene, ok? Però poi alla fine non regge il tutto, perché comunque sia, vai a prendere i profili all'estero, però il calcio italiano non esiste praticamente più. Oggi abbiamo 5 squadre nelle coppe europee, abbiamo grandi allenatori, tra cui Ancelotti, italiano, ok? Che comunque sia sta. Quindi sono sei le squadre. Vabbè, Mourinho non è sicuro, non è italiano, però comunque sia abbiamo allenatori più forti, ma alla fine di quanti in queste squadre, quanti italiani ci stanno in queste Certo, squadre? certo. Hai talmente ragione che infatti il titolo della presentazione di questa puntata era proprio questo, cinque squadre italiane in semifinale, ma è la giusta soluzione? Il calcio italiano ha risolto i suoi problemi? Edmondo Farias, sei d'accordo con le parole di Andrea? Immagino di sì. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo con le parole di Andrea. Soluzione qua. Io credo che un pochino di responsabilità, se un figlio va male a scuola, vada dato anche alla famiglia. Quindi, come diceva giustamente Andrea, qua è anche un discorso che parte dall'alto e parte da organismi più importanti, perché ovviamente nel momento in cui tu vuoi che nel tuo giardino ci sia una pianta, devi prima piantarla, poi devi innaffiarla tutti i giorni e poi c'è la pianta con i frutti. Per fare questo tipo di discorso ci vogliono anni, ma ci vuole anche la competenza di saper fare il giardiniere o di saper come annaffiare una pianta e come far crescere i frutti. Quindi ci sono varie problematiche su cui bisognerebbe veramente discutere per giorni e per tanto tempo, perché sono tanti, tantissimi gli aspetti che si possono toccare. Eddie, scusami, parecchie volte abbiamo fatto la distinzione anche con te, se non ricordo male, a proposito di managerialità, di professionalità. Abbiamo distinto allenatori e istruttori. Prego. Ma allora, io ho avuto la fortuna di essere definito, e di questa è una delle poche cose di cui mi vanto, da un grandissimo professionista del calcio di cui non faccio un nome, di essere un allevatore e non un allenatore, cioè con la V.
Io credo che uno dei grandi problemi, appunto, dei settori giovanili e delle scuole calcio sia il fatto che chi lavora con i ragazzi, chi lavora con i bambini, lavora per i ragazzi e per i bambini e non per se stesso. Questa deve essere innanzitutto la base da cui partire, cioè l'obiettivo di uno che fa scuola calcio, di uno che fa settore giovanile, deve essere quello di tirare fuori il talento di un ragazzo, dargli gli strumenti giusti e fare in modo che quello che è il suo talento diventi poi il talento Mentre per... stai parlando, Andrea, il buon Damaso ci sta facendo vedere le foto della Tiki Taka Academy di stamattina. Prego. Sì, oggi ci siamo divertiti come sempre. Ripeto, poi si possono trovare tante sfaccettature, ad esempio il fatto che comunque ogni bambino ha la sua caratteristica, così come il giocatore ha le sue caratteristiche, invece siamo andati all'omologazione, no? Alla ricerca di questa fisicità, di questa insomma ricerca della cultura del corpo, piuttosto che ognuno delle proprie qualità, cioè quello che dribbla, quello che mena, quello che detta i tempi di gioco, quello che para. Insomma, il calcio è bello, è sempre stato lo sport più amato perché è adatto a tutti i tipi di giocatori e fa innamorare e dà la possibilità a tutti, quelli che hanno un talento, ovviamente, di poterlo praticare. Ma ripeto, qui andiamo su argomenti su cui si potrebbe veramente parlare per giorni con grandissimo piacere. Riportandomi alla prima domanda che mi hai fatto tu, le sei squadre italiane risolvono i problemi? Assolutamente no, perché come diceva Andrea, chiaramente quanti italiani ci sono? Questa è la prima domanda. E ovviamente poi lo specchio è la nazionale italiana. Che i bambini, io ne alleno tanti da un bel po', spesso non sanno neanche le formazioni della nazionale italiana, è una cosa veramente pazzesca se riportiamo a qualche anno fa, quando soltanto insomma meno di 20 anni fa, 16 anni fa, vincevamo l'ultimo mondiale e c'è stato un regresso pazzesco. È proprio perché non c'è più l'appeal del giocatore, del campione, di quello che fa innamorare il bambino ed è una cosa veramente triste. Daniele Magnani, io credo che le parole di Andrea Gessa e di Edmondo Farias siano assolutamente da condividere. Io in maniera molto sommessa faccio un esempio. Diversi decenni fa, io ricordo che la nazionale maggiore di calcio spagnola non vinceva un trofeo, non ha vinto per tantissimi anni. Nel momento in cui ha deciso di investire, no, come ricordava l'amico Andrea Mattoncino su Mattoncino, ha investito sui giovani dalla cantera del Barcellona e non solo, da Barcellona sono arrivati, possiamo fare dei nomi, Xavi, Xavi Alonso, Iniesta, e da quel momento la nazionale maggiore ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Prego, Daniele. Beh, direi che è sempre il solito dilemma del giocatore, cioè la Spagna mi sembra che abbia in squadra anche dei 2000, in prima squadra, Sì, non nell'Under sì. 21, insomma dei 2004, dei 2005, insomma ecco, quindi è sempre il solito dilemma, rischiamo il giocatore 2004, 2005, non andrei per il momento oltre, però comunque anche 2003 o 2002. O ci affidiamo ai soliti veterani, perché è indubbiamente chiaro che anche la nazionale italiana ha in campo alcuni giocatori di grandissima esperienza, mi viene in mente per dire Jorginho o Verratti, che però, per carità di Dio, sono dei signori giocatori, ma che cominciano, non dico a dimostrare gli anni che hanno, però si potrebbe pensare anche a qualche nuovo emergente giocatore, insomma, ecco, per cui è sempre il solito discorso: l'allenatore che fa giocare il giovane lo brucia o è bravo a farlo giocare, perché naturalmente poi Daniele, scusami, Andrea però ha detto una cosa assolutamente molto interessante, una cosa assolutamente intelligente. Ha detto la verità. Quando ha parlato di un pseudo presidente, no? Perché ce ne sono tanti a fronte di presidenti veramente molto molto bravi. Ma quando un pseudo presidente, io sono d'accordo con lui, fa questo ragionamento: ma perché devo investire 15 milioni di euro all'anno? E chissà quante decine di migliaia di milioni di euro devo investire in 5 anni, ma io mi vado a scegliere un giocatore, due giocatori a 25-30 milioni di euro ciascuno. Ma facendo così, poi Beh, però l'Italia, ragionando su grande scala, è la l'Italia non si logica, qualifica ai mondiali. Prego. è la logica della scorciatoia, una logica tipicamente italiana, insomma, ecco, cioè in teoria, anche se non c'è mai la controprova,
scientifica esatta, è sempre la teoria della scorciatoia del poter arrivare prima o di essere un pochino più furbo del tuo vicino di casa. Insomma, ecco, capito? Quindi tu dici, io faccio così, devo investire su un settore giovanile con dei punti interrogativi e non la certezza di avere dei risultati. Vado fidandomi qualche volta, indovinandoci qualche volta un po' meno, vado direttamente a comprare quello che mi serve, non dico al supermercato, ma quasi, e magari, secondo il presidente, un po' sprovveduto o non eccessivamente preparato, può risolvere prima e con meno e con più possibilità di riuscita il suo problema, insomma, ecco. Però è chiaro che Quando poi ci sono società in Italia, faccio soltanto due esempi, Udinese e Atalanta, che hanno due settori giovanili, uno migliore dell'altro, anche se poi la squadra della... Anche la Direi anche Fiorentina, vabbè, Fiorentina. io ne ho fatte due, ma insomma se ne possono fare diverse. Io Voglio vorrei dire... fare un break perché probabilmente domani sui giornali uscirà la notizia che il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, che è un Cesenate, probabilmente diventerà bianconero. E mi diceva questo responsabile del settore giovanile della Fiorentina che hanno una primavera della Fiorentina con un numero Aquilani, non indifferente di italiani. Aquilani, No, no? Aquilani è l'allenatore. Io mi Sì. sto riferendo a Gianni Roveretti, che Sì. dovrebbe avere in giornata firmato con il Cesena per passare dalla Fiorentina al Cesena. Voi perché magari, ripeto, è Cesenate, per cui anche rischiando di non essere profeti in patria, come spesso può succedere. Però mi diceva che ad esempio la Fiorentina ha questa squadra primavera con molti più italiani rispetto insomma, a tante altre Infatti l'ho primavera alle vista quali giocare. probabilmente. Allora, Quindi siccome so oltre che, a... scusami, siccome so che Andrea Gessa ci deve lasciare e lui sa che io sono un uomo di parola e sono molto preciso, però un'ultima curiosità, poi lo chiederò anche agli altri ospiti. Io vorrei un commento da lui sul caso Lukaku. La decisione del presidente Gravina, giustissima, assolutamente opportuna, ma non credi anche tu che può creare un precedente? Mi riferisco al razzismo di alcuni tifosi della Juventus e Lukaku ha risposto zittendoli. Prego, Andrea. Ma è una linea sottile perché lui ha sempre esultato in quella maniera, che poi abbia un po' sfruttato il momento e l'esultanza per zittire anche i tifosi, ci sta. Detto sinceramente, sono d'accordo che bisogna comunque mettere un punto su determinate tematiche. Però a volte sono anche un po' strumentalizzate questo tipo di situazioni e anche un po' sovradimensionate, come dire. Non penso che in quell'ambito ecco, Lukaku volesse fare così tanto clamore. A volte la cosa comunque sia, mi piacerebbe potesse rimanere anche su una cosa un po' più leggera, un po' più goliardica, no? Anche se su tematiche così importanti è difficile che tutto si possa risolvere con uno sfottò. Quindi ti dico la verità, non ho la risposta a questa cosa. Quello che posso dire è che secondo me in quel momento lì bisogna punire sicuramente chi fa quei cori, ma Lukaku non mi è sembrato che avesse fatto questa cosa per quel motivo, o comunque è stato fortunato del fatto che esultando in quella maniera da sempre, in quel momento lì poteva anche servirgli per dare un messaggio alla curva, non lo so. E ricordo diversi anni fa, quando il Pescara, se non ricordo male, era in Serie A, capitò un caso molto simile a un ex biancazzurro, e tu, Andrea, secondo me te lo ricordi Sì, molto bene. Mi riferisco a con Muntari, a Muntari. Cagliari. Sì, la stessa cosa, però lì su lei decise di proprio di uscire dal campo
sbattendosi il braccio in questa maniera per fare, diciamo, clamore. Perché comunque sia, ripeto, sono cose che dobbiamo cercare di limitare, anzi di eliminare completamente, perché non c'entrano niente con il calcio. La cosa che, ti ripeto, mi piacerebbe è che si potesse ritornare allo sfottere. Si è bloccato Andrea. Si È è saltato bloccato. proprio. È saltato Andrea. Adesso spero che possa rientrare. Bene, giro la stessa osservazione perché questo è un argomento molto interessante. Al direttore, a Marco, Damaso, Eddie, Daniele, Ah, io prego, direttore. volevo aggiungere una cosa riguardo a quello che stavate dicendo prima Prego. sui presidenti delle squadre. Il presidente delle squadre, meglio, i consigli di amministrazione che adesso governano le squadre italiane, certo non stanno a pensare alla nazionale, pensano ai propri interessi. E se il giocatore italiano costa troppo, vanno al discount estero. E quindi è per questo che ci ritroviamo con una marea di stranieri nelle squadre italiane, e dire che le squadre italiane stanno conquistando l'Europa, beh, credo che sia un eufemismo un po' esagerato, ecco. Visto che noi Prego. abbiamo presidenti, o meglio, consigli di amministrazione stranieri, allenatori stranieri, 10 undicesimi di giocatori in campo stranieri, parlare di squadre italiane, ma vabbè. Ecco, è rientrato Andrea. Sì. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo. Ecco, è rientrato Andrea. Mentre stavi Scusate, non so parlando. cosa sia successo. Vabbè, Karel, a volte la connessione è un po' come la nazionale italiana di calcio di Mancini, no? A volte va e viene, consentitemi la battuta. Andrea, stavi parlando di Muntari che insomma decise di uscire e poi fu squalificato dal giudice. Sì, è chiaro che, ecco, un discorso è uscire dal campo e lasciare così, ognuno diventerebbe un precedente troppo grave. Però io credo che l'esultanza sia concessa. Io penso che, ecco, se uno non insulta, non fa atti così gravi da poter essere punito, io penso che, insomma, di lasciare un pochettino, un minimo di libertà bisognerebbe lasciarlo. Ripeto, tanto più che era un'esultanza che lui ha sempre fatto. Sì, E poi è lo ha detto lo stata. stesso Gravina, lo ha detto Certo, lo stesso certo, Gravina, ha detto certo. il gesto di Lukaku non può indurre a una reazione tanto esagerata, insomma, ecco come è stata, insomma, ecco, quindi se fosse stato Lukaku magari il primo a offendere o a esternare in maniera diversa di come ha detto Andrea, magari, insomma, ecco, invece. E poi lo stesso gesto fatto da Lukaku è stato ripreso anche da Kwame della Fiorentina. Andrea Gessa, noi ti ringraziamo per la disponibilità, grazie. Grazie a Torneremo, voi e se tu sei d'accordo, torneremo a disturbarti prima della fine dei playoff del Pescara. nessun disturbo, un Speriamo di piacere, rivederlo anche saluto a tutti. Cesena, dai. Ma volentieri, volentieri, quando passo ho tanti amici e mi fermo sempre. Un abbraccio, Bene, grazie a bene, bene. tutti. Grazie Andrea Gessa. Ciao, grazie. Arrivederci. Continuiamo il discorso che stiamo facendo con il direttore. Direttore, prego. Microfono, direttore. Dicevo, ho due cose da dire in merito a quello che si stava dicendo prima. Naturalmente non vorrei uscire fuori per. Non so se questo rumore è mio o c'è qualcun altro che fa rumore. C'è un rumore di sottofondo fastidioso, in effetti. Se possibile. Ah, ecco di chi era. Ah, Ok, ok. Vai, direttore. perfetto. Allora, intanto vorrei dare una notizia, ma non è una notizia, non è che la do io perché io so, ho studiato. Però siamo l'unica nazione, almeno quest'anno, che porta 8 squadre nazionali in finale, sia per gli europei che per i mondiali, nelle quattro categorie 17, 19, 20 e 21. Quindi questo è già un dato molto importante per quanto riguarda il settore giovanile italiano, insomma, no?
intanto vituperato. Poi durante l'ultimo consiglio di Lega che c'è stato, ovviamente si è parlato anche del rilancio del calcio giovanile, del calcio italiano, e anche qui ci saranno delle nuove che andranno in atto già dal prossimo anno, con l'alzamento dell'età, intanto, cioè fino al massimo, quindi si ritornerà a un under 20, quindi non più la primavera under 19, ma under 20, per non avere dentro le squadre i 24enni, i 23enni, i 22enni che non trovano spazio nelle serie C. E poi naturalmente va a salire con i 5 local, praticamente dal primo anno con i 5 local, cioè quelli nati nel settore locali, fino a portarli nel 2024-25 a 10 locali. Quindi questo per favorire più l'ingresso dei giovani italiani. Quindi qualcosa si sta facendo rispetto a prima, probabilmente anche questo, magari io lo sto studiando perché naturalmente. Il discorso del settore giovanile, tu sai, io sono un fautore del calcio giovanile, quindi è una cosa che mi Certo. interessa principalmente. Per quanto riguarda invece il A discorso del proposito, calcio. come ti, direttore, come ti avevo già richiesto la settimana scorsa, hai a portata di mano uno dei tuoi quaderni tattici? Così Aspetta, magari ce lo fai posso vedere. fare Va in bene, diretta, allora. nel frattempo Sì. chiedo, questo è il bello della diretta, nel frattempo chiedo a mister Appignani un commento su quello che stiamo dicendo sui settori giovanili. Ecco, Damaso diceva però una cosa molto interessante nel frattempo che il direttore ritorna: proprietà straniere, calciatori stranieri, ma io aggiungo anche difficoltà da parte di allenatori, sto parlando della Serie A adesso, a far giocare i giovani a differenza dei campionati stranieri. Prego, mister. Lì entriamo in un discorso particolare perché bisogna dividere le due cose, nel senso che squadre top in Italia, quindi Milan, Juventus, Inter e via discorrendo, è chiaro che fanno più fatica in quel caso a inserire i giovani. Perché? Perché loro comunque devono vincere, comunque non hanno la mentalità, l'atteggiamento di poter aspettare qualche ragazzotto che sbaglia una gara, per esempio, a differenza di che può essere un Udinese o altre squadre, tra virgolette, di seconda fascia, dove hanno la possibilità di far crescere questi ragazzi. E quindi diciamo che è un po' più complicato far esordire un ragazzo, Marco, hai dipende. ragione, ma allora ti chiedo, perché Allegri, non cito Mourinho perché qualcuno potrebbe dire che portò acqua al mio mulino, ma perché Allegri allora fa giocare Fagioli, Miretti e gli altri giovani? Eppure la Juventus, insomma, non è una delle ultime squadre. Vabbè, Prego. però è anche vero, Vincenzo, che la Juventus ha avuto anche grandi difficoltà perché ha preso giocatori praticamente che erano quasi arrivati, vedi Pogba, l'acquisto Pogba è un acquisto farlocco, secondo me, perché è un giocatore probabilmente che è arrivato, quindi tra virgolette ha avuto anche la fortuna di avere dietro i vari giocatori Miretti e via discorrendo che sono qualitativamente molto bravi e la Juventus è in fase di ricostruzione, quindi per lui è stato anche più facile, tra virgolette. Quindi sono discorsi un po' complicati dove penso che il direttore lo sappia anche lui, cioè nel senso che dipende dalle società che cosa hanno intenzione di fare, perché se le società hanno intenzione di investire su dei ragazzi, devono sapere che possono avere il rischio di non vincere subito, a differenza per esempio della Spagna o altre squadre dove non hanno difficoltà a fare esordire 17enni e 18enni. Quindi diciamo che è sempre legato al fatto delle ambizioni delle società. Un Inter, un Milan o queste squadre importanti in Serie A, prima di mettere un ragazzino 17-18enne dentro, lo sei veramente un giocatore strepitoso, o se no, se sei sulla media, fai fatica. Insomma, questo Damaso? Microfono, Damaso. Microfono.
Allora, quando si parla di ambizioni di società, ok, quando tu sei uno straniero, ok, compri una squadra italiana, magari non conosci neanche la città che ospita quella squadra, quali ambizioni puoi avere se non quella dei soldi? Cioè, noi tifosi abbiamo l'ambizione della gloria, della soddisfazione personale di vedere una squadra giocare nelle massime serie, ma un padrone straniero di una squadra italiana che ambizioni può avere oltre ai soldi? La risposta è semplice, Eddie. Secondo me è semplice la risposta. Prego. Ma no, la risposta non è semplice, nel senso che purtroppo D'Amaso non vale soltanto per i presidenti stranieri, ma vale anche per i presidenti italiani, questo discorso. Assolutamente sì. L'unico obiettivo ormai, cioè l'obiettivo principale di questo millennio, di questa stagione, sono i soldi, cioè morti Berlusconi e Moratti, per dire gli ultimi due, la Juventus ha una proprietà italiana, ma non mi sembra che Agnelli sia un presidente che lo faccia per amore del proprio club. Dico la Juventus per dire la stessa Lazio, che tra l'altro è una società che opera molto bene, perché Gragnotti ha fatto perché Lotito ha fatto dei risultati eccezionali, ma non mi sembra che siano presidenti che lavorino per il cuore bianconero o il cuore biancoceleste. Purtroppo siamo in un mondo dove il denaro comanda, e quindi non è un discorso che vale soltanto per gli stranieri, ma vale anche per i presidenti italiani. Beh, vabbè, però ci sono stati dei presidenti che hanno mandato avanti la squadra della propria città. Passato. Io parlo di Sebastiani, passato. Ma vabbè, pure Sebastiani. Come? Prego, Eddie. No, dico anche lo stesso Sebastiani, sì, vabbè, lo farà pure per i soldi, però in un 5%, 10% del suo cuore c'è il tifo biancazzurro, ma quelli sì, che vengono da fuori, diciamo, che non conoscono. Allora, Damaso, diciamo che è chiaro che se prendiamo un presidente che compra, che acquista o dirige una società della propria città, ci mancherebbe altro. 10-20% non faccia il tifo per la squadra della propria città, ma è grave che lo faccia per un 10-20%, o meglio, non è grave, è normalità oggi, e non parlo soltanto di Pescara, ma parlo di praticamente tutte le realtà del parco non soltanto nazionale ma anche internazionale, perché se andiamo in Inghilterra, se andiamo in Spagna, ormai, a parte società che hanno azionariato popolare, ormai è il denaro. Se prendiamo le big del mondo, Paris Saint Germain e il Manchester City, cioè parliamo di presidenti arabi. Non conoscono neanche gli organigrammi completi delle proprie squadre, quindi tanto un discorso economico. Non c'è un discorso di cuore, noi siamo sull'altro pianeta sotto questo punto di vista. Beh, però Daniel, comunque in Italia abbiamo avuto presidenti che non hanno fatto per soldi, solo esclusivamente per soldi. Mi riferisco ai Moratti, ai Berlusconi, ma gli stessi Agnelli. Non credo che abbiano avuto bisogno dell'Inter, del Milan, della Juventus per farsi soldi. Insomma, gente che già aveva i soldi, ecco questo. Ma scusa Davaso, scusa se te lo dico, ma è soltanto per concludere l'intervento, Vincenzo, scusami. Sono Prego. Perfettamente d'accordo con te, ma parliamo di presidenti che hanno operato nel passato. Noi stiamo parlando del presente, perché esatto. Nel passato facciamo un certo tipo di discorso. Se prendiamo l'Ascoli di Rozzi, ma tantissimi presidenti che l'hanno fatto, chiaramente non per rimetterci, ma che mettevano la passione alla stregua del denaro. Oggi si fa quasi esclusivamente per interessi economici. Penso al Pisa di Anconitani, penso alla Roma di Dino Viola, Pescara di Scibilia. Daniele, ma invece parliamo del presente, perché quello che dice Damaso, con mio grande e immenso dispiacere, perché io sono amante, ricordo quel calcio, io sono un nostalgico del calcio, ma noi tutti sappiamo che oggi invece i grossi investitori sono fondi. Parliamo del fondo Elliott del Milan, e adesso è arrivato un altro fondo che ha investito 1.300 miliardi di euro. Chiaramente abbiamo loro toccato il fondo, praticamente
No, grazie ai fondi abbiamo toccato il fondo. No, su questo non sono assolutamente su questo non sono assolutamente l'Italia. Non è solo ne hai già parlato un'altra volta e ti ho già risposto. Il presente e il futuro sono questi, che ci piaccia o no. Vedi, ad esempio, parliamo oggi, si parla di fusione di aziende, di gruppi bancari, di gruppi assicurativi, perché se vogliamo pensare a un livello di competitività, e visto che il calcio italiano ha un grosso problema di sostenibilità, i fondi sono l'unica salvezza. Cioè, quando tu presenti l'acquisto di una società, devi presentare un project financing, devi presentare un business planning, chi vuole comprare Pescara? Ecco, Daniele, chiedevo a lui, perché il Cesena, appunto, come ci ricordava Daniele, è in mano agli americani. Ma perché gli americani hanno scelto Cesena e non hanno scelto Ravenna, non hanno scelto Rimini, eccetera? Perché evidentemente Cesena ha una storia del calcio, ha una posizione geografica, ha anche dal punto di vista commerciale, ha tanti abbonati, cioè le ragioni sono molteplici. E queste sono le ragioni che attraggono gli investitori. Prego, Daniele. Sì, Cesena brevemente, diciamo, è fallito nel 2018. È stato. Però Daniele, una cortesia, hai il microfono che fa un fruscio fastidioso. Controllo. Magari se riesci a... Controlla il genere. Meglio adesso. Meglio adesso. Come prima, come leggermente meglio. Controlla lo spinotto, prova a togliere lo spinotto e a rimetterlo. No, va bene adesso. Ok, vai. Allora, dicevo, l'esperienza del Cesena nel 2018 è fallito. Abbiamo avuto la fortuna che 28 imprenditori locali si sono messi insieme, abbiamo avuto il merito e la fortuna di tornare subito al primo anno dalla Serie D, vincendo, tornando in Serie C. Però dopo un anno e mezzo, questi 28 imprenditori in compagine hanno cominciato a valutare delle richieste, e fra queste richieste le prime due o tre non sono state prese in considerazione. Alla quarta o la quinta richiesta di questo gruppo americano statunitense, uno studio di avvocati importanti di New York, hanno prima ceduto il 60% e poi in corso d'opera hanno ceduto anche il restante 40%. È chiaro che noi romagnoli siamo, non dico un po' preoccupati, perché naturalmente è chiaro che, al di là del fatto, loro in conferenza stampa hanno subito detto che avevano avuto anche altri contatti, come hai detto tu, Vincenzo, con altre società, ma indubbiamente hanno ritenuto, per il blasone, per l'attaccamento ai colori, insomma, Cesena rappresenta un po' tutta la Romagna, abbiamo dei tifosi anche, hai citato Ravenna e Rimini, abbiamo dei tifosi che vengono a Cesena anche dalle vicine Ravenna, Rimini o cose di questo genere, per cui hanno ritenuto che Cesena fosse la piazza, ma nessuno si illude che magari questi americani possano rimanere vita naturale durante la guida del Cesena. Probabilmente se riescono a portare il Cesena in Serie B, non dico in Serie A, in Serie B, può anche essere che poi magari tra due o tre anni possono tentare di rivenderlo. L'hanno preso a 10, possono venderlo a 20 o a 15, capito? Certo. Quindi questo è l'attualità. Direttore, e comunque il fondo Elliott, quando prese il Milan, prima della nuova proprietà, la prima cosa che fece, scelse Maldini e Massara. Prego. Sì, beh, naturalmente loro, scevri un po' di tutto, si sono affidati a due persone del calcio, soprattutto Paolo Maldini, ma io dico ancora di più, non me ne voglia Paolo Maldini, il nostro biancazzurro Righi Massara, perché è un abile esperto di calcio mondiale, seguito per molti anni la Roma, ma con Sabatini, ho seguito Sabatini, Walter in giro per l'Italia, e naturalmente era mandato in giro per l'Europa, per il mondo, a trovare giocatori interessanti. Non ci dimentichiamo a Palermo quello che ha fatto, noi diamo tutto a Zamparini, però con quello che ha fatto, che ha saputo fare Walter Sabatini e Righi Massara. Quindi
secondo me è stata studiata la cosa da parte di Maldini, chiamare su direttore. A proposito di Walter, ma come fa uno come Walter Sabatini a stare fuori dal mondo del calcio? Guarda, è una domanda alla quale io potrei risponderti personalmente. È una persona che dà fastidio, è una persona che dà fastidio, perché tutte le persone che dicono le cose come sono, poi dopo rischiano sempre di far un po' di sviare quelle che sono state poi come stanno andando le cose, insomma. Quindi lui è uno che non ha più bisogno, ovvero ha sempre bisogno, perché Walter è uno comunque che lavora anche per i soldi, però è una persona che sa fare il fatto suo, sa che in questo momento ci sono pochi posti, ovvero se andiamo a vedere nei vari settori giovanili chi gestisce, probabilmente uno come Walter avrebbe portato con sé delle persone diverse rispetto agli attuali in tutte le società. Ricordo che alla Roma ha fatto fare circa 400 milioni di euro di plusvalenze. Vogliamo fare qualche nome? Salah, Marquinhos, Alisson, Nainggolan, Strootman, ma Pjanic, cioè chi più ne ha più ne metta, insomma. Prego, direttore. Appunto, stiamo parlando secondo me di uno degli ultimi, forse degli ultimi direttori capaci a livello di settore, anche di settore giovanile, anche di scoperte di scopritore di talenti. Quindi io per me Walter è un mito, oltre ad essere un collega è anche un mito. Quindi per questo, come fare a stare fuori, una bella domanda, però io ti rispondo così come ti ho detto, insomma. Persone che danno fastidio in un calcio dove attualmente, come ho detto prima, si sta provando a rivedere, a riformare appunto questo calcio giovanile, per dare la possibilità ai giovani di eventualmente di nel 2024-25 di essere poi un po' all'apice di questa riprogrammazione del settore. Quindi, senti, direttore, ti giro la domanda di un nostro fedele telespettatore. Al contrario di quanto affermano i numerosi saccenti calciofili, oltre il 70% degli stadi in Italia sono obsoleti. Voi cosa ne pensate? Prego. Ma tu lo sai, ne parlavamo forse nelle scorse trasmissioni, l'abbiamo detto 10-11 anni fa. Mario Magalli diceva la stessa cosa, che non voleva in Serie C gli stadi pollaio. Praticamente stiamo ancora agli stadi pollaio in Serie C, quindi vuol dire che non è cambiato nulla. Però questa, la colpa non può essere soltanto dei presidenti, ma è dovuta anche alle amministrazioni pubbliche, perché nessuno si prende la briga di mettere una firma per far magari per un terreno, perché qui c'è il discorso che tutti pensano che il calcio sia una fonte di guadagno. Per i presidenti di Serie C non è così, insomma, no? Assolutamente, che vogliono fare calcio in un certo modo, e naturalmente è un investimento probabilmente, ma non è una fonte di guadagno. Quindi se cominciamo sono i sindaci e soprattutto i direttori tecnici dei comuni che devono avere questo coraggio, no? Di poter dire, cioè, noi abbiamo lo stadio Adriatico, che è un ottimo stadio per la Serie B, per la Serie A, però naturalmente è fuori dai discorsi europei, quindi non ci vorrebbe fare nessun tipo di Coppa Europea, come magari avviene già a Reggio Emilia, insomma, no? Qualche anno fa l'Atalanta ha dovuto cambiare determinate cose per poter essere presente nelle Coppe Europee. Quindi i presidenti, è vero, e quindi ci sono degli investitori. Abbiamo visto Commisso, che ha litigato e non poco col comune di Firenze e poi con i comuni limitrofi per poter fare questo benedetto stadio nuovo. Qui si ritorna, cioè, noi abbiamo i monumenti, non sono più stadi, no? Perché il Dall'Ara è un monumento storico, il Franchi è un monumento storico, il Franchi di Siena è un monumento storico, cioè qui non abbiamo monumenti storici. Allora facciamo come il Colosseo, lo lasciamo aperto soltanto per chi vuol visitare la domenica per andare a vedere, e rifacciamo gli stadi. Allora lasciamo perdere i monumenti storici e facciamo gli stadi. Poi questo è il discorso, soltanto che
perché i presidenti, i nostri presidenti non hanno quelle potenzialità, o almeno le hanno grazie a al discorso che facevi te prima, Vincenzo, dei fondi stranieri che investono sulle società di calcio per fare attività lucrative. Daniele Magnani parlava appunto degli americani a Cesena, probabilmente in quella zona lì staranno investendo in qualcosa che magari nel prossimo futuro potremmo riuscire a vedere. È la notizia di ieri, perdonami, la notizia di ieri o di due giorni fa, che purtroppo gli stadi di Firenze e Venezia non potranno usufruire dei soldi del PNRR. Questo mi sembra veramente il paradosso. Siccome siamo arrivati alla fine della trasmissione, mio malgrado, perché devo dire che è una bella trasmissione, scusatemi, posso farmi un autocomplimento, ma grazie a voi, non certamente a me. Eddie, in un minuto, ci vuoi raccontare 4 anni di Tiki Taka Academy? Come ho detto oggi alle famiglie, ai bambini presenti, anche a quelli che erano a fare il torneo a Ravenna, 4 anni meravigliosi. Io quando ho iniziato il mio percorso da allenatore, quando ho smesso di giocare, avevo l'obiettivo di continuare a sentirmi bambino e di continuare a sognare con questi ragazzi. L'obiettivo e soprattutto il cammino è stato ed è ancora più bello di quello che immaginavo, perché vivere le emozioni, i sogni che un bambino, a prescindere da dove arriverà, è veramente meraviglioso. Poi, come sappiamo bene tutti, perché siamo tutti grandi e vaccinati, il mondo del calcio, così come la vita reale, porta a tante delusioni, porta a tanti momenti, insomma, dove bisogna affrontare difficoltà vere e scontrarsi anche con ingiustizie spesso. Però quando si ha un talento, quando si ha una capacità, quando si ha voglia di costruire qualcosa di importante per se stessi, è bellissimo. E quindi lavorare quotidianamente da 4 anni con questi bambini e soprattutto anche con famiglie intelligenti che sicuramente accompagnano i loro figli nel divertimento e nel cullare un sogno che ovviamente soltanto uno su 1 miliardo coronerà, è stupendo, e questa quotidianità spero di portarla avanti e spero di aver incontrato e di incontrare sul mio cammino uno su 1 miliardo, 2 su 1 miliardo, 3 su 1 miliardo che potrà togliersi questa soddisfazione, ma soprattutto spero di rincontrare tutti i bambini che ho allenato in questi 4 anni e che allenerò nei prossimi 10, bambini e ragazzi che saranno degli uomini felici. Marco, ma quanto è bravo Edmondo Farias, e poi parliamo di Marco Appignani, che è uno che i giovani invece gli fa giocare. Voglio ancora ricordare per l'ennesima volta il quasi miracolo che avevi fatto con l'Angolana prima che scoppiasse la pandemia Covid. Marco, velocissimamente, perché siamo arrivati alla fine. Vabbè, di Eddie, a parte che è un caro amico, grande professionista e ci mette veramente il cuore, è uno di quei personaggi che fa bene al calcio a prescindere, soprattutto con i ragazzi, perché veramente li fa stare in un'oasi felice, li fa stare tranquilli, che è la cosa principale, e soprattutto li fa divertire, e questo è un segnale importante. Nel caso mio, lo sai, mi piace lavorare molto con i ragazzi, metterci qualche vecchiotto tra virgolette dentro, ma se potessi far giocare tutti i ragazzi nelle prime squadre lo farei di corsa, sono così, quindi... lo so, assolutamente sì. Daniele, un pronostico, non ti chiedo come dove arriverà il Cesena, assolutamente, se no mi ritiri fuori gli scongiuri, ma invece un pronostico su domani sera, sul ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Inter e Juve, chi passerà dalle due? Microfono acceso, Daniele. Dai, ci sei? Sì, ecco. Io ho un trascorso da ex juventino, cioè io in passato sono stato juventino. Dico in passato perché, al di là dell'amore per il Cesena, perché da ragazzino, chiaramente, insomma, il calcio, insomma, per vederlo a certi livelli bisognava andare a Bologna. E mio padre non mi ha mai portato allo stadio, quindi sono diventato tifoso del Cesena successivamente, insomma, nel senso che non subito dall'inizio, prima tifavo Juventus.
però sono un po' un ex tifoso juventino, perché chiaramente la Juventus ne ha fatti di misfatti, per cui insomma, al di là del Piero o di giocatori molto più carismatici che nella Juventus attualmente non vedo più, tipo 60% Juventus e 40% Juventus. Senti, ma dell'esclusione vociferata, no, che ha fatto perdere circa il 7% oggi in borsa alla Juventus, dalle voci che si rincorrono per un'eventuale esclusione dalle coppe europee della Juve, che ne pensi? Butard? Ma guarda, io ti dico, ripeto, non per smanceria nei tuoi confronti, però mi piace vedere la Roma, mi piace vedere il Napoli, mio figlio 18enne è tifoso milanista e quindi insomma ogni tanto l'ho anche portato a San Siro, insomma, quindi la scuffia un po' che avevo anni e anni fa, io fortunatamente ero nell'altra curva, ma 25 anni fa andai anche alla Isella a vedere la partita di Coppa dei Campioni, insomma, con uno Juventus Club, per cui diciamo la scuffia per la Juventus mi è un po' passata, per cui insomma quello che succede alla Juve da adesso in avanti insomma non è un mio grosso problema. Direttore, e secondo te quanti punti sono stati ridati? Ovviamente i 15 punti alla Juve, ma insomma si vocifera che ne daranno qualcuno. Secondo te quanti punti di penalizzazione daranno alla Juve? Io non ho la palla di vetro naturalmente in questi casi, ma si arriva sempre poi a domesticare un pochettino la situazione, perché parliamo di una società quotata in borsa e non possono sicuramente fare, secondo il mio punto di vista. Volevo che Daniele mi facesse una cortesia, visto che di Cesena, di salutarmi il mio amico Nicola Penta, che è stato colui che, non so se lo sapete, che ha aperto i file, quelli di Calciopoli, è stato lui che ha creato quella situazione positiva, secondo me. Nicola, con la sua, non so se Daniele lo sa, lo conosco, lo conosco molto bene. È un ex ultra del Cesena, è un amico mio. Lo conosco molto bene, ho lavorato con lui per la nazionale cantanti, insomma, lo conosco bene. Ecco, è un Niki, bravissimo, è un caro amico, siamo amici insieme. Direttore, Piero Perferice ci dice: prima di chiudere, facci vedere i quaderni di Multineddu. C'ha ragione. C'è la canzoncina, faccela vedere. Con te no, proprio bravo, non mi permetterei mai, no, assolutamente no. Era alla Ferilli quando avete vinto. Scudetto della Roma, che già solo per questo mi auguro che la Roma possa rivincere lo scudetto, prego. Ecco, però la Ferilli è invecchiata, insomma. Lo so, capito, ne troveranno un'altra, dai. Allora, vabbè, lo presento così, ma questo è un mio piccolo tetto, dove sta? Il mio vanto, che c'è anche il mio marchio registrato. È un quaderno naturalmente che è nato per le esigenze degli allenatori che ho avuto nel passato, no? Da tutti quelli che ho avuto mi hanno dato un po' una possibilità di capire quali erano le cose che servivano a un allenatore. Io non sono capace qualcosa. Direttore, fai una cosa, facciamo una cosa fatta bene. Prima della prossima settimana fai qualche foto al quaderno, mandala a Damaso. Così Damaso ce la farà vedere bene, perché il tuo è un lavoro importante e merita assolutamente visibilità. Perché tu sei. Scusami, ti stavo facendo un complimento. Grazie. Sei veramente bravo. Infatti. No, vabbè, non sono bravo, è la passione, l'ha detto prima. No, ma ti pare poco. Lo continua, direttore, a dire. Sì, direttore, dimmi. Posso farti un invito pubblicamente? Il 28 e 29 certo. Maggio, se non hai impegni, 29 maggio, poi mi farò dare il contatto da Vincenzo, ti invito allo stage che facciamo come AIAC, Associazione Italiana Allenatori Calcio, come AIAC Romagna, facciamo uno stage di 2 giorni a Cesenatico. Ti invito, mio ospite Cesenatico, a presentare la tua agenda. Pubblica. Ti ringrazio Daniele. Ti ringrazio. Farò dare il contatto da Vincenzo. Daniele è un grande, io sempre. Daniele è un grande. Grazie, ecco, salutami Nicola. E vi aspettiamo
Daniele, io ti aspetto così come aspetto il direttore, perché con Eddie e Marco siamo già qua, quindi il problema non sussiste. Io e Damaso e Marco e Eddie vi aspettiamo a Pescara per andare a mangiare da Andrea Gess. Va bene, ascolta, in occasione della finale dei playoff. Sono eccitato questa sera, non per la tua, diciamo, la signora quella che sventolava la bandiera giallorossa. Anna Falchi, dai. Per Farias, per Farias e per Andrea Gessa e naturalmente l'entusiasmo di Daniele Magnani. Naturalmente con Marco, San Marco oggi lo festeggiamo, San Marco a Pignani è sempre pagato, giusto, lo vedrei bene, è un Ancelotti enostrano praticamente. E poi naturalmente lui è direttore, mister Appignani è pacato proprio di natura, anche con la guida, un rapporto di assoluta pacatezza. Chi va piano va sano e va lontano. Damaso, siamo arrivati purtroppo, ahimè, alla fine di questa, lo ripeto, ditemi che sono presuntuoso, non mi interessa, di questa gran bella trasmissione, e possiamo esserne fieri e orgogliosi. Damaso, a te la parola. Vincenzo, sì. Solo una cosa al volo, innanzitutto ringrazio il direttore, grazie mille, e poi volevo dire che ho sbagliato due pronostici, di solito se ne sbagliano tre, non c'è due senza tre. Volevo dire al mister Appignani che il Milan si qualifica sicuro in semifinale, vince sicuro la semifinale di Champions. Marco sorride. Vedo soltanto una mano, però. Bravo. Eddie, facciamo una cosa allora. Facciamo una cosa, che noi a Vox Populi siamo seri e precisi. Siccome tu sei serio e preciso, se il Milan va in finale, tu sarai nostro ospite. Ok, io allora spero di non essere vostro ospite. per la gioia di Marco, ovviamente. Damaso, allora stavamo dicendo, siamo arrivati alla fine della trasmissione, è talmente piacevole che non vogliamo finire mai. Prego, Damaso. E niente, martedì prossimo avremo altri argomenti, naturalmente non parleremo di Pescara, forse del Pescara, ma forse parleremo di altre cose. Abbiamo 2-3 settimane forse a disposizione per parlare di altro, oltre che di Pescara. Poi vedremo, parleremo di Coppa Italia, parleremo di Coppe Europee, parleremo un po' di tutto, però qualcosa troveremo su cui parlare. Assolutamente sì. Vogliamo salutare tutti i nostri spettatori e ricordare loro che possono rivedere la trasmissione sulla pagina Facebook Vox Populi e sul canale YouTube. Vi invitiamo ad iscrivervi. Iscrivervi. Seguite anche Abruzzi.tv, perché in questi giorni abbiamo tanto da fare insieme a Paolo Minucci. Lunedì, perché domenica sarà il 30. A proposito, il 30 vi invito anche a seguire Abruzzi TV, perché da Notaresco trasmetteremo una corsa di ciclismo in diretta insieme a Marco Romani. Poi il primo, quindi il primo maggio, festa dei lavoratori, saremo con Paolo Minucci alla sala consigliare della provincia di Pescara per il lavoratore ideale. E il 2 di maggio, invece, presso la piadineria di Montesilvano, la Romagnola, avremo la premiazione del biancazzurro dell'anno, e saranno presenti alcuni giocatori del Pescara. Il premiato principale, ve lo posso dire, ve lo dico, indovinate chi è? Lo diremo la settimana prossima. Ve lo lascio immaginare, però saremo presenti martedì in diretta sempre su Abruzzi.tv insieme a Paolo Minucci per questa premiazione, e poi le immagini salienti ve le riproporremo proprio martedì prossimo, 2 maggio. Grazie. Qualche intervista e altro, se sarà presente anche Vincenzo. Grazie al direttore Multineddo, grazie Gianfranco. Ciao, grazie a tutti. Buonasera. Grazie al mister Marco Appignani, grazie Marco. Ciao, grazie a tutti. Grazie di cuore anche a Eddie Farias. Grazie a tutti voi. E spera di non esserci dopo l'arrivo in finale del Milan, spera di non esserci, ma insomma
Il mio pronostico invece è diverso, l'Inter secondo me è più forte, però queste sono le classiche partite dove contano anche gli episodi. Vedi Napoli-Milan. Grazie ovviamente di cuore al mio caro amico Daniele Magnani, ci vedremo presto Daniele. Grazie a voi, assolutamente, quando vuoi, anche se tu capiti in Romagna. Molto volentieri, molto volentieri. Grazie a tutti e buona vita. Grazie.